Questo esercizio si chiama Russian Twist, lo potete fare con un peso o senza peso. Scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto avanti e indietro, ok? Destra e sinistra. Io spesso lo faccio questo con Thunderbell, ok? Ma posso garantire anche senza Thunderbell funziona alla grande, ok? Addominali tesi, sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile, ok? Facciamo questi bel addominali challenge, me l'avete chiesto, a me piace esaudire le vostre richieste, ok? Ci mancano ancora 35 secondi, ragazzi, continuiamo, destra e sinistra, bella torsione, addominali tesi, immaginate che state proprio massaggiando organi interni, continuate, vai vai vai, addominali tesi, ci mancano 15 secondi adesso, 15 secondi, vai vai vai, ultimi, e 5, 4, 3, 2 e 1. Passiamo al prossimo esercizio, bravi. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate. Perciò 1, 2 e cambio. E cambio. Trattenendo proprio i vostri fianchi, non farli muovere, non inarcare la schiena. E controllo. Ok. Ancora 45 secondi, continua. Vai, vai, e controllo. Guarda l'ombelico, ok, guardate il vostro ombelico. Trattenendo sempre l'addome, ok, ancora 30 secondi, continuiamo. Vai, controllo, addominali tesi, e tesi. Vai, vai, ancora 20 secondi più o meno. Continuiamo. Se ti dà fastidio il collo potete tenere una mano dietro la nuca e l'altra che segue le gambe, ok? Ancora. Trattengo. Ancora. 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio. L'altra cosa bella delle planche, sai qual è? È che possiamo... Ok, in posizione, cominciamo. Dondolare destra e sinistra, ok? Piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio e va, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari, ok? E carico, che permette probabilmente avere piccoli micro recuperi durante l'allenamento e questo ti permette di fare di più. Facendo di più avremo più risultati. Ok, ancora 30 secondi, continuiamo, proprio un dondolo, destra e sinistra, e destra e sinistra, continuate, vai vai vai, addominali a go go, e vedrete che anche quando facciamo tante planche, l'altro beneficio di fare tutte queste planche è che ti aiuta la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora. 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio. Questa è una plancia un po' diversa che ci solleviamo, ok? E tratteniamo la posizione. Semplicemente tratteniamo la posizione, ok? Addominali tesi. Ci aiuta anche con la schiena, con la parte posteriore della gamba. Tratteniamo la posizione. Chiedo a mio marito di aiutarmi a capire quanti secondi abbiamo. Mi dà ancora 40 secondi, per favore, trattiene addominali perché non posso guardare il mio orologio in questa posizione. Spalle indietro, addominali tesi. Trattenete tutto perché esercizi in isometria sono meravigliosi. Alleno un po' tutto, tutto il sistema. Continuate. Continuate. Marito, quanti? Quanti? Ah, mancano 15 secondi, mi dice. Ok. Dietro la telecamera si sta allenando anche lui. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, and relax. Passiamo al prossimo esercizio.